fai qui? Simone mi tradisce. Vieni. Carlo? È di turno. Come l'hai scoperto? Ho trovato i messaggi. Fa Tipico. 2 anni. Però. La mia vita è distrutta. Calmati, Paolo, e piuttosto mi sorprende che non sia successo prima. In realtà è successo. Ah. Un cameriere. Mi ero andato al ristorante a fargli una sorpresa. Mai fare sorprese, Infatti, Paolo. 22 anni il cameriere. Mi ha detto che è stata un'attrazione erotica, una sbandata che poi mi ha giurato che non l'avrebbe mai fatto. E invece. Invece, adesso che faccio? Che devo fare? Adesso dobbiamo festeggiare pure l'anniversario. Adesso mi lascio, io lo so che mi lascio, lo Paolo? Paolo. Lo sai, sono tua sorella. Sai che ti voglio un bene dell'anima. Sai che ti stimo tantissimo e sai perfettamente che per te fare qualsiasi cosa. Ma se ero Simone già ti avrei mollato da un pezzo. Monica! Sì, perché da quando è nato Leone, Paolo non hai fatto altro che preoccuparti delle pappette, dei pannolini e poi i vaccini, la scuola, il corso di inglese, il corso di francese, il corso di cinese. Per carità, lo so, sono madre anche io, però. Volevo essere un buon genitore, cos'è una colpa questa? No, Paolo, però. Guardati, dai, sei diventato noioso, prevedibile e poi avrei messo almeno 10 7. kg. 10, fidati, 10, sì. Dov'è finito il vostro rapporto? Dov'è finito l'eros? Sì, ciao, l'Eros. Ma la nostra relazione è fondata su altro, sull'amore, Ok, credevo parliamo in realtà. d'amore, va Un bene. amore, sì. Ecco, allora da quanto tempo che non lo guardi negli occhi? Non lo abbracci, non lo tocchi, non gli chiedi come sta, cosa prova, le sue paure, da quanto tempo? Monica, ma non abbiamo tempo. Allora cerca di investire il tuo tempo meglio, Paolo, in cose più importanti come questa. Lo dico per esperienza. Carlo? 26 anni. Insegnante di yoga, due tettone, snodabile come un manichino e con un culo di marmo. Carlo? Sì, Carlo, Carlo, lo so perché praticamente li ho beccati nel parcheggio sotto la scuola e lei era nella classica posizione pompino al guidatore, sta zoccola. Carlo, quindi Carlo. Carlo. E Però, tu perché non l'hai detto prima? Scusami, che cosa hai fatto? cosa avrei dovuto fare secondo te? Non lo so, massacrarlo, lasciarlo divorziare, lasciarlo in mutande, prenderti tutto, no? Andartene. L'ho perdonato. L'ho perdonato perché ho capito che anche io avevo una colpa. E così sai cosa ho fatto? Gli ho proposto un trisom. Non ho capito. È una cosa a tre. No. So cos'è un triso. Ma mica No, veramente. tranquillo, la zoccola si è rifiutata. No, no. Il punto però è che, vedi, io mi sono impegnata, me lo volevo riprendere e me lo sono ripreso. E poi è arrivata, vabbè, la benedizione di Clarissa. E Mamma, ma che vuol dire zoccola? Detta poi. Amore, chi ti ha detto questa parola? Hanno tu. le antenne al posto delle orecchie. Amore, vai a dormire adesso, che domani c'è la scuola. Va bene? Comunque, i mariti, etero, omi, vogliono semplicemente un po' di fantasia nel rapporto. Quindi tu adesso cosa fai? Torni a casa, ti addormenti, ti riposi e domani devi essere combattivo. Voi festeggerete il vostro anniversario, ok? Sì. Ti riprendi quello che è tuo. Io sarò con te, te lo prometto. D'accordo? Ora però vai a casa perché se torna e non ti trova, chissà cosa si pensa, quindi mi Devo. raccomando, sì, combattivo. Grazie. Combattivo. Sì, combattivo. Vai.